Nella città di Patti un eretico invitò a pranzo il nostro santo con alcuni confratelli. Terminato il convivio e salutati i monaci che avevano onorato l'invito, l'eretico cominciò ad attuare il suo piano malvagio. Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Molise che oggi ci porta a Ferrazzano per la prima edizione dei 13 miracoli di Sant'Antonio di Padova. La festa è stata organizzata dal Comitato Sant'Antonio di Padova per rievocare quelli che furono appunto i miracoli del santo protettore di questa comunità. Addentriamoci nella nostra puntata e scopriamo quali furono i 13 miracoli di Sant'Antonio di Padova. Ma quale non fu il suo stupore nel vedere le ossa del cappone cangiate in squame e lische di pesce. Dio, per premiare l'obbedienza del santo, aveva operato il miracolo. Vincenzo Sforza, siamo al primo miracolo di Sant'Antonio di Padova. Tu sei l'eretico. Cosa succede in questa prima scena? Praticamente io sono l'eretico, se non che il padrone di casa, invito Sant'Antonio e i due frati a pranzo a casa mia e non, essendo di venerdì naturalmente non potevo dai offrirgli per cena della carne, però per inganno li ho invitati con la scusa che li avrei fatti mangiare del pesce, però invece alla fine io ho servito della carne. Sant'Antonio per non tirarsi indietro l'ha mangiata per forza e naturalmente io l'ho fatto con inganno, quindi il giorno dopo sono andato dal vescovo per dire che Sant'Antonio aveva peccato nei confronti della Chiesa. Se non che nel momento in cui arrivo dal vescovo e gli mostro la ciotola con le rimanenze delle ossa della carne, invece della carne troviamo delle lische di pesce, quindi praticamente si è trasformato da carne a pesce e lì si è capito che era il miracolo. Ecco il primo miracolo. Oggi nel 2013, questa è la prima edizione che qui a Ferrazzano si ripropone quel miracolo, i vari miracoli di Sant'Antonio di Padova. Quanto è importante una rappresentazione del genere? Per noi che ci teniamo realmente alla vita popolare del paese vale molto. È la prima volta che questo nuovo comitato ci dà la possibilità di esprimere quello che veramente proviamo anche per Sant'Antonio, che è il nostro patrono. Li ringraziamo, li ringrazio in anticipo, anche se la festa ancora deve avvenire questa settimana, però per noi è veramente una gioia immensa riuscire a portare avanti queste tradizioni, anche se sono diversi anni che non andavano avanti praticamente. Col disegno di avvelenarlo. Sull'esempio di Gesù, che sedette a mensa coi peccatori per convertirli, il santo accettò. Pietanza che ti viene offerta è dono del diavolo. A quel punto Antonio, rivolgendosi agli eretici, li rimproverò della loro perfidia. Imitatori del diavolo, padre della menzogna! Ma essi gli risposero: Abbiamo voluto solo sperimentare le altre parole del Vangelo, che dicono: chi avrà mangiato, bevuto qualcosa di avvelenato, non farà loro alcun male. Mangiate, frate, e se dopo aver mangiato non patirete alcun danno, noi diventeremo seguaci la parola di Dio. Francesco Nardacchione, in questa scena interpreti Sant'Antonio di Padova, un altro miracolo, un miracolo a tavola, il piatto era avvelenato, ma che cosa succede in questa scena? Succede che ci sono degli eretici che invitano Sant'Antonio ad un pranzo. Sant'Antonio accetta. Gli eretici sperano di avvelenare praticamente Sant'Antonio e dimostrare quindi che lui non è un santo, dimostrare che non esiste la sua santità. In realtà Sant'Antonio, come assaggia il pranzo che gli viene offerto, comunque dimostra di sopravvivere al pranzo avvelenato che gli viene offerto e quindi non, fa il miracolo appunto di non morire per il pranzo avvelenato. E quindi gli eretici capiscono di aver fatto un errore e si convertono alla fede di Sant'Antonio. Oggi è importantissima questa interpretazione, i miracoli di Sant'Antonio. Nel 2013, quando molti ragazzi si allontanano anche dalla Chiesa, dai santi, dalla fede, qui a Ferrazzano, tutti insieme vi riavvicinate e riproponete alla popolazione quelli che furono i miracoli del santo. Sì, infatti è un bel progetto che abbiamo fatto insieme agli altri ragazzi di Ferrazzano proprio per riavvicinare i giovani alla fede cattolica, insomma, proprio tramite questa rappresentazione. Con la speranza che questa rappresentazione cresca anche nei prossimi anni. Sì, la speranza è quella che possa essere ripetuta anche per i prossimi anni. Tu
Antonino Di Renzo, segretario del Comitato Sant'Antonio qui a Ferrazzano. Per la prima volta quest'anno nel 2013 una nuova festa a Ferrazzano, si è organizzata una manifestazione, i 13 miracoli di Sant'Antonio di Padova. Perché? Sant'Antonio è il patrono della nostra comunità e quest'anno abbiamo pensato di inserire questa rappresentazione scenica di 13 fra i più famosi miracoli del santo per meglio far comprendere l'opera di questo grande santo a cui sono devoti tutti i ferrazzanesi. Qui a Ferrazzano nel centro storico sono riproposte in ogni punto i miracoli di Sant'Antonio di Padova, quindi ci sono dei figuranti, una vera e propria manifestazione vivente. Sì, abbiamo chiesto aiuto a tutti i cittadini di rendersi disponibili a partecipare come figuranti ai vari miracoli e siamo molto contenti perché c'è stata una risposta proprio molto corposa. Non solo la risposta dai figuranti, ma la risposta anche dai cittadini in generale. Alle nostre spalle vediamo già una grande folla che si appresta ad entrare a capire quali sono stati i miracoli maggiori di Sant'Antonio. C'è stato il miracolo della bimba che era caduta nella vasca, Guidotto. Poi un po' emozionato si inizia, qui c'è anche il presidente che sta facendo strada, cominciamo a fare entrare i visitatori. Sì. Gianfelice Antonicelli, presidente del Comitato Sant'Antonio di Padova qui a Ferrazzano, un piccolo borgo oggi rivive i miracoli di Sant'Antonio di Padova. Perché questa manifestazione? Questa è una manifestazione che è stata già creata un po' di anni fa, però solo quest'anno siamo riusciti a organizzare il tutto e siamo partiti veramente da fine settembre, metà ottobre. Con le prime riunioni, con questa idea da sviluppare, che non è semplice, anche se poi passeggiando sembrerà una cosa normale, no? Dire, ma hanno fatto una cosa, però è difficilissimo, abbiamo fatto creare dei costumi, la ricerca un po' dei costumi degli anni, chiaramente non sono proprio 1200-1300, però si avvicinano tantissimo. E poi un ringraziamento particolare, oltre a tutto il comitato e i ragazzi che hanno avuto questa idea, secondo me eccezionale per far rivivere questo borgo, che poi per far visitare anche i punti più belli di Ferrazzano, di questo piccolo borgo. E un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno collaborato, alle comparse che hanno aderito immediatamente dopo la prima richiesta, senza forzare. Quindi c'è stata una coesione di tutto il paese, comprese anche le campagne, quindi il territorio, parliamo di Ferrazzano, che è molto vasto, non è soltanto queste case qui del centro storico, ma tutto il territorio di Ferrazzano. Appunto, la manifestazione nel centro storico di Ferrazzano, ma la risposta da tutto Ferrazzano e non solo, qui vediamo dall'altra parte anche tante persone curiose di visitare queste manifestazioni. Noi abbiamo fatto una piccola ricerca, almeno i ragazzi che collaborano con me, mi hanno riferito che questa forse è la prima manifestazione, almeno nel Molise, cioè non è stata mai fatta una manifestazione, cioè è la prima, diciamo, il primo anno, e vorremmo che magari si protraesse anche nei prossimi anni, negli anni futuri, diventare un appuntamento fisso. Un appuntamento fisso che parte da Ferrazzano e che poi può aprirsi anche ad altri territori. Certo, perché no? Noi siamo aperti a tutto. Tante comparse, come diceva lei, ad esempio il miracolo della bambina, quindi ci sono anche comparse bambini. Certo, parecchi bambini hanno aderito, sì. La bambina il miracolo di Eurilia, che è molto bello. Sono poche comparse, però sono belle, dovete vederli. Grazie. Grazie a voi e un saluto a tutti i ferrazzanesi.